Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo ancora una volta dell'interpretazione, c'è già una puntata dedicata a questo argomento su questo canale e vi lascio magari un link in descrizione, quindi se siete curiosi andate a vedere la prima parte e lo facciamo subito dopo la sigla. Cantare in libertà. Ogni volta che noi cantiamo una canzone, dobbiamo pensare che di fronte a noi c'è gente che magari non ha mai sentito quel brano e non lo conosce affatto. Quindi sta a noi raccontare la sensazione di quello che il brano racconta e soprattutto qual è il nostro significato legato a quella canzone. Prendiamo come riferimento, ad esempio, un brano molto bello di Lucio Dalla che è Caruso. Questa canzone parla di un tenore che si chiamava appunto Caruso e racconta una storia a Surriento dove Lucio Dalla si è trovato per un caso fortuito in questa località dove Caruso insegnava e racconta la sua storia. E poi ovviamente ognuno di voi conosce già questa storia che racconta Lucio Dalla e quindi per chi non la conoscesse può andarla a cercare, non voglio dilungarmi su questo, però vi faccio un esempio sull'interpretazione di questo brano. Inizia dicendo: qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento. Ecco, fermiamoci un attimo su queste due frasi, noi possiamo dare importanza al fatto di essere in quel posto, quindi qui dove il mare luccica, oppure possiamo dare importanza, se vogliamo, a qui dove il mare luccica, quindi al mare che è lucente, che luccica. Quindi cantando faremmo qui dove il mare luccica, se vogliamo dare importanza a qui dove il mare luccica, oppure possiamo fare qui dove il mare luccica. E quindi ci fermiamo un po' di più sulla U di luccica per dare quest'idea. E tira forte il vento, per dire che il vento tira forte. Oppure, e tira forte il vento. Diamo l'idea che quello che tira forte è il vento. Quindi possiamo poggiarci su delle frasi scegliendo secondo noi qual è il giusto modo di interpretarlo. Quindi in ogni rigo, nelle strofe, facciamo questo tipo di analisi, è quello su cui noi ci vogliamo soffermare per sottolineare l'importanza di ogni singola parola. Nel ritornello anche dice: te voglio bene assai. Anche qui possiamo sottolineare te voglio bene assai, dando al fatto l'importanza che te voglio bene assai. Oppure te voglio bene assai, dicendo che il bene è proprio assai, ma tanto tanto bene sai, oppure ma tanto tanto bene sai. Capite che la differenza è minima, ma c'è, si capisce quello che noi vogliamo interpretare, come vogliamo interpretare il brano. Naturalmente, per ogni canzone noi dobbiamo conoscerne il significato profondo del testo, quindi lo analizziamo, ce lo studiamo per bene prima, in modo che poi possiamo espletarlo in modo corretto e quindi interpretarlo in maniera giusta per noi, per arrivare poi agli altri. Ovviamente tante canzoni sono scritte già bene nella melodia. Ad esempio, restando su Caruso, quando lui dice: gli sembro più dolce anche la morte. Vedete che scende qui la nota, anche la morte. Oppure quando dice: guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Sentite che affogare scende proprio per dare l'idea di questa profondità. Quindi a volte le canzoni sono scritte così bene che non abbiamo bisogno di fare grandi cose perché sono già nella melodia, perfette così. Ad esempio nel brano Gli uomini non cambiano di Mia Martini, cantare gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano.
con questo mezzo sorriso e la voce leggera, non darebbe il senso invece di quella tristezza e quella delusione che invece il brano racconta. Quindi sarebbe meglio fare gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano, con questa sorta di tristezza, per dare proprio il senso di quello che l'autore ha voluto comunicare. Quindi, ricapitolando, prendiamo il testo della canzone, lo leggiamo, cerchiamo di carpirne il senso profondo di questa canzone e poi in ogni rigo possiamo dare più importanza a delle parole piuttosto che ad altre e scegliere allo stesso tempo un colore adatto con cui cantare questa canzone. Alla prossima! Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.